Vincenzo Marinelli, complimenti, un giovanotto. Sfoggia anche la tuta della nazionale. Grazie, grazie del complimento, quindi speriamo di non è piaggeria. Di vivere il più a lungo possibile, no? Con lo spirito giusto, con la volontà di non mollare, quindi penso che ognuno ha delle proprie idee per poter vivere qualche giorno in più. Tra l'altro, se la nazionale Under 21 ha scelto Pescara, Poggio degli Ulivi, lo si deve solo e soltanto a Vincenzo Marinelli, dirigente ormai lo possiamo dire storico. Ebbene, quando si creano le occasioni, secondo me, ricordarsi un po' la città in cui vive, la città che vuole bene, l'Abruzzo, che per me mi emoziono quando parlo dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Dico molto che gli abruzzesi magari sono un po' diffidenti all'inizio, però quanto è amico lo è sia nel momento in cui hai il potere e soprattutto quando non ce l'hai più, forse. La cosa è riconosciuta un po' tutto e basta guardare un po' tutti, sia a livello sportivo, a livello politico, quindi a livello banche, dico che molti dopo la carriera o dopo la pensione, dopo la carriera, sono venuti a vivere e hanno scelto Pescara come città ideale per poter trascorrere un po' l'età pensionabile. Dai. Il segreto è rappresentato dai rapporti che è riuscito a tessere nel corso degli anni, Marinelli? Beh, è difficile dire, ci sono tante componenti, tante cose, fa parte del carattere di una persona. Penso che ognuno di noi ha un certo carattere, un certo modo di esprimere. Per me non è stato facilissimo, e quindi comportarmi un po' come sono, quello che io improvviso sempre, quello che mi ha detto il cuore, e quindi ho avuto, devo dire che ne sono orgoglioso, un po' tanti amici. Ecco, il calcio è un mondo particolare, io direi che è una giungla, quindi Marinelli è stato per certi versi una mosca bianca. Beh no, anche ce ne sono stati altri, di fatto nel calcio ho avuto degli amici, dei grandi amici, vedi Pellegrini, Boniperti, cioè gente a un certo livello, ma devo dire che soprattutto il calcio prima a livello compattezza, unità era molto diverso da quello che è attuale. Io non mi scorderò mai quello che mi disse una sera Presidente Matarresi, io ero Vicepresidente Matarresi, disse: nel momento in cui arriveranno le SPA sicuramente il calcio è cambiato, e di fatto è cambiato, perché ti ricordo che prima eravamo senza fine di lucro, quindi le grandi aveva bisogno delle piccole, e anche i contributi, che sicuramente non erano quelli di adesso, venivano ripartiti in un modo adeguato, giusto, considerando appunto che anche le piccole avevano bisogno di sopravvivere. I soldi hanno cambiato tutto? Beh, i soldi è un po', c'è sicuramente tanti altri interessi, poi con tutti gli stranieri che prima erano difficili prenderli, adesso è un po' diventata tutta una cosa, è cambiato un po' tutto, dai, ci sono molti interessi di mezzo, basta vedere che poi... Meglio o in peggio? Ma io dico un po' in peggio, perché basta vedere che le più grosse società stanno in mano agli stranieri, quindi che significa? Significa molti presidenti che praticamente erano abituati un po' a rimettere oppure a risanare determinate società, non sono state più capaci di competere a livello europeo, perché sono arrivati gli arabi, sono arrivati un po' tutti quelli, quindi che hanno fatto innalzare i prezzi. Dal punto di vista societario è chiaro che qui non si fanno i passi più lunghi della gamba. Diciamo che in controtendenza. Ma assolutamente no, io lo vado ripetendo, lo vado dicendo. Pescara, forse dobbiamo dire subito che sono in pochi, perché basta vedere o fare una media di tutti gli spettatori e vedere un po' quelli che contestano, andiamo a vedere che le percentuali sono, che però danno fastidio e soprattutto fanno male, che vengono contestate alla società che secondo me è stata una delle migliori società, più attivo di quelle che ci stanno negli ultimi tempi, perché non ci dimentichiamo che veniamo da un fallimento. Nel momento in cui secondo me cambieranno le cose, quindi andrà via una società seria, verranno degli altri, verranno degli stranieri, però voglio vedere poi che cosa possono pretendere un po' quei tifosi, e dico che la società secondo me adesso non ha tutti quei problemi che aveva subito dopo il fallimento, quindi è una società sana e soprattutto deve lavorare con i giovani, cioè
su un vivaio che gli può dare, basta guardare un po' tutto quello che è successo, che gli dà la possibilità di sopravvivere e di continuare e di competere anche con le altre, che purtroppo le differenze di valore, di introiti che ne ricavano sono diverse, quindi allora non puoi andare a competere con le 6-7 società che sono molto più forti, quindi basta analizzare i numeri, poi gli ingaggi e quello che spende il Pescara e quello che spendono gli altri. Contestato per la prima volta nel corso dell'ultima partita, Zdenek Zeman, in realtà è stato pesantemente apostrofato. Qual è la reazione di Marinelli? Deluso in un modo pazzesco, perché non si può, cioè dalle stelle alla stalla. Cioè, Zeman è stato uno che pensa che Pescara abbia dato un po' il massimo di se stesso, si è ripreso appunto per far contento un po' la piazza, perché presidente, tutti si sono accorti, ci siamo accorti che col gioco di Zeman piaceva, quindi a prescindere un po' anche dai risultati, perché si era abituata a vedere un gioco brillante, era stato preso per questo e secondo me la gente non ha capito che, avendo rifatto tutta una squadra quasi ex nova, cioè tutto deve arrivare improvvisamente, quindi sarebbe stato un miracolo, perché basta guardare o analizzare le partite, se tu vai a vedere, se finivano magari 10 minuti prima, avevamo 6-7 punti in più, quindi potevi stare primo in classifica. Ci vuole il giusto tempo. Sono dei ragazzi, si devono amalgamare un po' quelli vecchi, quelli noi, c'è una cosa, e quindi devono percepire il gioco e sicuramente tutte queste contestazioni non aiuta, perché se entra allo stadio io vedo anche un po' quasi preoccupati i giocatori, quindi secondo me è un problema a livello psicologico, a livello mentale. Prenderemo uno psicologo, vediamo un po' se... che però è una figura ormai in voga, sì, nel calcio. Sì, oramai tutte le società, c'è psicologo, quindi si cerca sempre di allargare la rosa, quindi di tutti quelli che possono servire a mettere in condizione ideale affinché scendano nel tappeto verde e danno il massimo di loro stessi. Qual è il rapporto di Marinelli con Zeman? Bellissimo, posso dire, ci vogliamo bene, ci stimiamo, la cosa è difficile farlo parlare un po', visto che là ha sempre la sigaretta in bocca, no? Quindi è difficile colloquiare. Comunque devo dire che è una persona molto concreta, equilibrata, molti dicono che è anziano, assolutamente, io non frego di anni più di lui, quindi basta guardare, io dico di no, che è bravo, si fida di alcune persone, forse sta bene, ogni allenatore ha le loro fisime, le loro idee, i loro convincimenti, il loro modo di giocare, e quindi secondo il loro modo magari vanno a scegliere determinati giocatori che tu non hai, oppure fa giocare in una determinata maniera che a te non piace. Quindi a me, per esempio, Tommo Rosato mi ha insegnato sempre, dice, le partite si vengono e si perde col centrocampo, quindi che significa, più ce n'hai e più ne metti, e quindi basta vedere, fulcro di una squadra, no? Purtroppo però adesso non si verifica, quindi si... Dove ci sono i maggiori problemi in questo 4-2-3, momento? 4-2-3, non lo so, quindi lasciamo perdere. Quindi ognuno ha le fisiche, poi alla fine ti diverti, o giochi bene o gioco male, alla fine sono i punti e sono le partite che contano, dove ti devono far arrivare a un certo traguardo. Può essere l'inizio della svolta, il secondo tempo della partita col Palermo? Ma no, Palermo, può essere domenica prossima, le altre partite. Secondo me il campionato vero comincia da gennaio, quindi da gennaio si vede un po' le squadre che hanno speso magari tanto nel girone di andata, quindi si vedrà quello del ritorno, che secondo me, se il Pescara ha sempre la voglia, la determinazione che c'è in questo momento, perché tutti sanno un po' delle situazioni, non so, mentali, soprattutto, ripeto, per me sono mentali, che hanno, secondo me può dire la propria fino alla fine. Secondo Marinelli, Sebastiani lascerà breve? Daniele è imprevedibile, cioè a lui il calcio piace, tant'è che ogni tanto gli dico, adesso ti faccio fare il corso commerciale, così oltre al presidente fai anche l'allenatore, così ti prendi in vista le contestazioni solo tu. Lui è bravo e gli piace, perché a tutti piace. Piace il calore della gente, piace la città, piace l'ambizione, dai, parliamoci chiaro, uno che si mette in platea è chiaro che ha bisogno di queste cose o che vuole queste cose, però molte volte le delusioni sono tante e lui, per quello che ha fatto, secondo me è stato molto preso di mira. Passano tutti in nazionale, no? Passano allenatori,
passano dirigenti, l'unico a rimanere è sempre Vincenzo Marinelli. Guarda caso. Vabbè, comunque la cosa è che stando con i giovani, appunto, non penso all'età, no? Perché mi adeguo, poi c'è un rapporto bellissimo tra me. Tutti i tecnici, tutti gli addetti ai lavori, soprattutto anche quei ragazzi, perché ci stimiamo. Lunga vita a Vincenzo Marinelli. Grazie. Sempre squisito, cordiale e disponibile. Grazie. Meno male che devo parlare per 5 minuti, così mi hai fatto sudare. Vabbè. Ma è sempre così quando intervistiamo Marinelli. Grazie ancora. Complimenti a voi, grazie.